Antix Linux 21, ce l'abbiamo fatta. Dopo il video su MX Linux 21 abbiamo la sorella minore che poi sta un po' alla base di MX. Antix Linux è quel sistema derivato Debian 11 che è disponibile per essere installato sulle chiavette, quindi in versione live, oppure potete tranquillamente installarlo su hard disk. Le versioni presenti quest'anno in questa versione sono sempre le solite 3264 bit con la full che andremo a vedere durante questo video, che all'interno ha 4 window manager disponibili, questi qua sostanzialmente, tra cui questo che ha un nome fantastico, 2 kernel, la versione legacy 4.9 e il più moderno 5.10 e tutta una serie di altri software che sono già preinstallati. Novità di questa release è presente la versione, l'edizione con Runit, che ha un'implementazione molto simile a quella di Void Linux e o di Artix Linux se siete amanti del mondo Arch. Ci sono tantissime cose, tra le quali la principale: non abbiamo systemd e nemmeno libsystemd0, abbiamo un po' di modifiche sotto il cofano, ve le sto sottolineando piano piano, tanti aggiornamenti. ROX è affiancato da ZZZFM, un altro file manager, ci sono un po' di software per convertire, tante piccole aggiunte, ma quella che vi voglio far vedere e che andremo anche un po' a provare sono tutte le versioni, perché non provare tutte quelle app che sono disponibili da CLI, cioè da riga di comando, quella che piace tanto a me, le andremo a provare, sono tutte queste qua, ok? Passiamo subito alla VM. Come possiamo vedere è una versione Antix 21 in 64 bit, macchina virtuale. Ovviamente sotto NeoFetch vi ho anche postato Inxi-B che dà i basics di sistema operativo. Ovviamente è una macchina virtuale, quindi non è che ci sono grandi cose da vedere. Ad esempio una macchina single core, perché l'ho fatta virtuale con una singola CPU, l'altra CPU mi serve perché devo registrare questo video, giustamente. Ha 2 giga di RAM e vi faccio vedere l'HTOP in essere. Allora, devo dire che allo start pulita mi occupava un qualcosa tipo 80 mega di RAM. Ci ho un po' giocato, mastruzzato, smandruppato, fatto le porcherie come avete visto nel video di Hexa. E devo dire che è cresciuto un po' l'utilizzo base di RAM. Adesso siamo intorno ai 220 mega subito dopo lo start. Però per macchine, voglio dire che ormai tutti voi avete 16 giga di RAM. Sicuramente nessuno di voi non ha 16 giga di RAM. 200 mega che cosa sono? Assolutamente nulla. Bene, come vi dicevo, Antix sostanzialmente si presenta in questo modo con il desktop base che è IceVM. Però potete scegliere ovviamente altre configurazioni, tipo il file manager ROX con Fluxbox, ZZ con Fluxbox, la minimal di Fluxbox, solite robe, IceVM nelle varie modalità con i vari file manager, oppure JVM, oppure Herbst, quella roba lì. Che veramente, ragazzi, ci ho provato a usarlo, non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito. E vabbè. Tra le applicazioni standard che vediamo installato, possiamo fare tasto destro un po' ovunque, io ho cliccato qua su Antix, ma in realtà tasto destro potete fare un po' come volete voi. Chiudiamo il terminale che ci dà un po' fastidio. Allora, applicazioni. Per quanto riguarda il menu Antix, i classici tool che sono disponibili per aggiornare sia il sistema operativo, quindi è apt update, apt upgrade, lo potete fare direttamente da qua. Se volete fare la rimozione, la pulizia del sistema di tutti quei pacchetti che avete fatto installazione, disinstallazione, ma rimane qualche cosa di sporco, lui fa la pulizia automaticamente. Gestione manager, come poter cambiare il programma di wifi, perché esistono più programmi per poter accedere alla wifi. Piccola nota, anche qua persiste il bug del B43, il firmware per Broadcom B43, quindi anche qui ho dovuto ripassare il firmware sul mio portatilino antico. Proseguiamo insomma con tutte quei tool che vi servono per modificare il sistema operativo, creare alla fine anche un'eventuale ISO e masterizzarla o scriverla direttamente su chiavetta USB. Insomma, potete fare un po' quello che vi avevo spiegato durante il video di MX21. Tra gli accessori troviamo un po' di cose interessanti, tranne Font Manager,
font manager l'ho aggiunto io perché, come vi dicevo, un po' smandruppato, ho installato dei font un po' più carini per poter utilizzare nella, ad esempio, riga di comando, CTRL L, LX. In realtà LX è un alias di Hexa e mi fa vedere già direttamente le iconcine, come potete vedere qua. Ok, quindi un po' di prove le ho già fatte. Torniamo un po' a quello che vi dicevo, quindi la calcolatrice, insomma ci sono un po' di tool base, software per masterizzare, ma la cosa interessante è che c'è anche un software per masterizzare da riga di comando. Ok, poi torniamo un po' più alti così riusciamo a vedere, a far vedere bene le cose. Questi sono tutti software preinstallati. Ad occhio non ho installato nulla di che. Alsa non ha Pulse, quindi Pulse Audio lo dovete installare se vi serve. Celluloid, che è un'interfaccia che sovrasta l'utilizzo di MPV, cioè sostanzialmente un'interfaccia per MPV. La telecamera, il lettore di web radio che è da riga di comando, MPV player, SMTube che è sostanzialmente un'interfaccia per poter guardare YouTube in modalità light. Ve lo faccio anche vedere rapidamente, giusto perché siamo su YouTube, fate la ricerchina tipo così e lui tira fuori una serie di risultati, cliccate e poi lui può utilizzare MPV piuttosto che un altro player, lo potete configurare da qui. Proseguiamo ancora velocemente con software per codificare, chiedo venia, Streamlight, ho fatto un video specifico, andate a vederlo, ve lo linko, Stream Tuner per ascoltare musica in streaming, un po' come il lettore radio Pure Mans, ma se devo dire la verità preferisco questo qua. WinFF, un'interfaccia per FFmpeg, SMS, XMMS e il Winamp per Linux, e questo invece è YTFZF, che anche qua ho fatto un video e vi linko tutto. Per quanto riguarda giochi, cosa interessante è che c'è già la DOSBox, quindi l'emulatore DOS per poterci caricare vecchi giochi DOS e ci giocate. Esiste un sito online per la DOSBox con tutti i giochi compatibili, ce n'è veramente di tantissimi e interessanti. Per quanto riguarda la grafica, possiamo scannerizzare, abbiamo tutta una serie di tool, abbiamo anche il pacchetto LibreOffice già preinstallato con la versione full, Mirage per vedere foto, un Paint e un software per fare screenshot. Per quanto riguarda internet invece abbiamo Ceni per eventualmente collegarci alle reti, client mail, configura risorse condivise, in realtà è per configurare, ve lo faccio vedere, sostanzialmente collegarsi a share di rete è un'altra cosa, non è condividere la propria share su questa macchina ma è andarsi ad agganciare a share remote, tipo macchine di Windows per intenderci. Dove eravamo finiti? Eravamo qua con UI, eventualmente anche al posto di Ceni per collegarsi, Dillo che è un browser testuale, connetti e disconnetti ovviamente se vi siete collegati a qualcosa, da qua rancatevi le disconnessioni. Drupal è un tool che sostanzialmente lancia un web browser che vi fa condividere i vostri file presenti in una determinata cartella. Firefox in versione SR, se non ricordo male, la 78. Vari tool per collegarsi, Chat, Links che è un altro browser che però è testuale da Bash, da console, la search bar che è questa roba qua questa è fantastica. Vabbè, però ci sono tool particolari che insomma a me fanno sorridere, devo dire la verità, poi magari sono anche utilissimi, insomma VPA, insomma varie cose per collegarsi, anche qui ADSL ci colleghiamo, la configurazione del desktop, il blocco pubblicitario per mettere a livello del file host direttamente i blocchi per quanto riguarda tutto ciò che è tracciatura e pubblicità, gestione varia, c'è veramente tutto di più, ragazzi, io non so più cosa dirvi. Per quanto riguarda la programmazione abbiamo sia Vim, che è in versione Vim Tiny, che Genie, due ottimi tool testuali per poter scrivere anche piccoli programmini e file di testo, ma dopo andremo a vedere anche un'altra cosina interessante che ho fatto all'interno di Antix. Per quanto riguarda il sistema abbiamo l'App Selector che è questa sorta di launcher che abbiamo anche un po' visto già in MX Linux. Abbiamo poi invece, per quanto riguarda il centro di controllo, che è poi di fondo la base
che adesso andiamo subito a vedere, per gestire tutto ciò che è la configurazione della vostra Antix. C'è addirittura, vado velocemente perché sennò andiamo lunghissimi, l'installa programmi classico per poter installare i programmi, che è un po' meno completo rispetto a quello di MX Linux. Infatti qua non avete, come potete vedere, i tab per Flatpak e compagnia bella, però comunque sono supportati e qua invece è possibile solo installare sostanzialmente il software che è stato definito popolare. Proseguiamo con Lucky Backup, un software per fare backup, il Commander, quindi la gestione di un file manager da console, il network case, il repo manager per gestire quali repository usare, se quelli in Italia, quelli negli Stati Uniti, in Austria, insomma andate un po' a scegliervi quello che vi piace, Roxfiler, che è di fondo un file manager ma veramente infimo e basico, che addirittura vedete si ridimensiona in base a quanto contenuto ha all'interno della cartella, una cosa che a me piace poco. Tra i due la novità era appunto ZZFM, che vi faccio vedere, che è interessante perché io tolgo il secondo flag, in realtà come potete vedere potete aggiungere un po' come QDIR, un tool che esiste anche per Windows, vedete, potete crearvi quattro finestre diverse, esplodiamo tutto e diventa abbastanza confusionario con quattro magari, però insomma uno può provarlo, perché no. Vi dicevo, il centro di controllo in realtà ho fatto anche qua già un video, perché Antix è una delle mie distribuzioni preferite, l'ho recuperato sul mio canale, ma comunque ve lo metto in descrizione, sempre che io mi ricordo di mettere tutte queste cose in descrizione. Nella sezione desktop, appena apriamo, ovviamente possiamo scegliere quale desktop. Cosa interessante è che c'è anche la rotazione dei desktop, quindi ogni tot minuti gli si può dire cambiami il desktop in base agli oggetti che sono in una determinata cartella. Questa l'ho trovata interessante. Aspetto e stile, per quanto riguarda, come potete vedere, l'interfaccia, magari mettiamo la dark che ci piace un po' di più, come piace a me anzi. Attenzione, perché questo è lo stile dell'interno delle finestre. Per quanto riguarda invece i temi di queste barre, dovete andare in impostazioni, come potete vedere qua, e ci sono tutta una serie di temi. In realtà io ne ho aggiunti alcuni che sono gli ISVM Extra, che trovate sempre sul repository di Debian, e ce ne sono di un tot. Ad esempio in questo momento c'è il ClearV Blue, ma se io potessi andare a prendere tipo il Pretty Pink, eccolo qua, questo è il Pretty Pink. Potete scegliere tra tutti questi temi, ok? Proseguiamo, quindi chiudiamo questa parte qua. Se usate ISVM, qua potete modificare il menu di ISVM. Ricordate sempre che però Antix ha tutta una serie di trigger, tale per cui quando installate da repository vi aggiorna il menu di tutti questi, ve lo faccio vedere da qua, di tutti questi desktop, quindi Fluxbox, ISVM, JVM, vengono automaticamente aggiornati in automatico dai trigger. Abbiamo il Conky, che volendolo si può anche spegnere da qui, come potete vedere, tac, non ci piace, ce ne frega, via, oh, basta, finito, non la voglio più sapere, a posto così. Applicazioni preferite, qua andate a dire qual è il path delle vostre applicazioni preferite, quindi per quanto riguarda il terminale, il browser, basta andare a mettere, sostanzialmente viene creato all'interno di questo path user share application un determinato link, andate a modificare il programma e voi avrete impostato i vostri programmi predefiniti, ok? Predefiniti si intende anche i tastini questi qua sotto in basso a sinistra, se voi ci cliccate, tac, vedete, io adesso c'è Rox, ma se io mettessi ZZWFM lui cambia e questo link non mi lancia più Rox ma mi lancerebbe ZZWFM. Velocemente vi faccio una rapida visione di come è messa Antix 21. Aggiornamento di Antix, quindi il famoso Windows Update di Antix, come stare il programma, insomma queste cose abbiamo già viste. A livello di sistema potete impostare anche qui orario, tutta una serie di cose. La rete la potete anche utilizzare da qua, forse se qua è un po' dispersivo perché ci sono tante voci, l'Antix Control Center forse è quello, il posto più ordinato per poter gestire tutto il vostro sistema. Devo dire la verità, forse questo è il punto più utile
per poter essere più efficaci possibili nella configurazione del vostro sistema. Questi oggetti li abbiamo già visti. Ecco qua, la sessione che vi voglio far vedere è sostanzialmente l'autostart, i programmi che partono in automatico li trovate in questo tab. Quindi andate a aprirvi la sessione desktop utente, tutto ciò che è, tutti i comandi che sono impostati qua dentro per quanto riguarda la sessione di SVM vengono automaticamente lanciati perché sono presenti qua. Se mai installerete Pulse e poi lo volete far partire qua in basso a destra, ok, magicamente basta decommentare questa roba. Forse il MND non serve neanche perché non esiste neanche più come switch, se non ricordo male, è deprecato, non importa, però giustamente dice installalo, tu hai la necessità di installarlo, dopodiché togli sta roba, riavvia e magicamente Pulse te lo trovi anche abilitato qua sotto. Questo per farvi capire come si fanno a mettere i programmi in autostart. Tutto ciò che è l'automontaggio, cioè l'automontaggio è inserito una chiavetta USB, viene automaticamente montata, la gestione del vostro hardware, eventualmente volete installare i driver Nvidia, lo potete fare da qua. Invece tutto ciò che è la manutenzione, la snapshot, volete creare una snapshot del sistema, portarlo su chiavetta, usarlo su un altro computer, piuttosto che invece fare un backup, lo potete fare da qua. Potete fare di tutto e di più. Gli editor dei menu, questi menu qua, si editano da questo punto qui. Perfetto. Penso di aver fatto una panoramica velocissima di questa cosa qua. Che cosa ho fatto io invece in questi su questa Antix 21? L'ho provata un po'. E Antix, rapida, fulminea, veloce, cosa aggiungere di più? Riconosce abbastanza bene l'hardware, non ho avuto problemi, anzi ha riconosciuto tutto quello che doveva riconoscere, con 4 click funziona tutto. Ho installato Samba, vi faccio vedere un VMTC Samba, cosa che invece con OpenSUSE Tumbleweed ho avuto una difficoltà estrema a farlo funzionare, anzi non ci sono riuscito. E non al fondo mi sono creato una cartella musica. La cartella musica che è qua. Usiamo ZZFM, dai. Ok. Application. Ma vi faccio vedere una cosa. Se io clicco qua e dico voglio cambiare la mia configurazione. Ok, sempre ISVM, ma voglio ZZVFM come default. Rifà ripartire la sessione ISVM soltanto. Ok. File manager. Vedete che adesso mi parte ZZVFM, non mi parte più ROX. Ah, un po' più bellino. Ok, quindi saliamo. La mia cartella musica è diventata shareata attraverso Samba. Ta ta ta, 4 righe di comando, lo potete copiare e incollare anche voi. Poi ovviamente bisogna fare Samba passvd meno utente, vi create l'utente di Samba perché usa due set di utenti differente il programma Samba, e magicamente musica è raggiungibile anche dalla mia macchina Windows, come potete vedere, rete, musica, e ci ho copiato dentro i miei bei file. Ok, perché vi volevo far vedere questa cosa? Perché nella cartella musica, come potete vedere, se io faccio LX musica, ci ho creato dentro, anzi vi faccio vedere così, LX-T, dentro musica beta ci sono dei file. Quindi se io vado, lancio MacP, che è uno dei programmi da riga di comando, e vado dentro, vedete sono già dentro Home Musica Mauri, beta, e faccio play. E play. Adesso molto probabilmente non state sentendo la musica, non lo so, ma non importa, la sento io. E funziona con file AIF, WAV, invio, scusate, e basta mettere in pausa con la barra spaziatrice, invio invece, e funziona anche con MP3, sto facendo tutte e tre le prove giusto per farvi vedere che manda in play tutto quanto, e funziona, Q per uscire. Quindi avete MacP, MacP, per poter ascoltare la musica da riga di comando. Ok? Io ho caricato questi tre file che ho acquistato sul portale di Beto. Vado a prendermi la lista delle cose interessanti da provare, perché erano quelle che volevo farvi vedere. Vabbè, Nano e Vim Tiny, ragazzi. Nano, lo conoscete, vero? Cioè, Nano.
chi non conosce VI usa questo, ok? Paperino, si salva. Bon, control X, usciamo. Puoi salvare, ma anche no. VI, ok? Ecco, Newsbot è una cosa interessante, ad esempio. Newsbot, lo lanciate. Lui ha, vabbè, preconfigurati questi quattro feed RSS. È un lettore di feed RSS da console. Allora, all'inizio questi feed RSS non erano aggiornati, io li ho aggiornati, ma come potete vedere qua in basso c'è R per ricaricare. Noi lo ricarichiamo, vedete che qualche numero è cambiato. Ok, stanno cambiando, sta aggiornando tutto quanto, fantastico. Io vado dentro e posso leggere direttamente il feed. Ma è una figata questa roba. È una figata. È una figata. Bello, bello, mi piace. Interessante. Easy, leggero. IRSI, che è per chat. IRSI. E qua, ragazzi, se sapete chattare, io anche qui. Funziona, però non chatto e non lo so, non so come funzioni, ma non importa. PMRP, questa era pur la radio, quindi se volete ascoltare, che ne so, musica classica, la 4, e poi andate nel canale 1, che è 1000 Classical Hits, lui non funziona, perché alcune web radio non funzionano, scegliete la 2, neanche, ok, vediamo se siamo fortunelli con la 3, la 1, la 2, la 3, neanche, la 4, funzionava, giuro, e forse sta anche funzionando, ma non ci sta facendo vedere la canzone che sta andando in diretta. Ok, Q per stoppare. Proviamo una 6. Eccola qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Quindi questo piccolo clientino da console vi permette di ascoltare musica direttamente sulla console. Ctrl C. CL Clear, scusate, non siamo su Windows, faccio sempre fatica. Dicevamo poi MPV, beh, MPV, ragazzi, MPV, questo qua lo usate con qualsiasi cosa. Praticamente MPV è un client, un software per poter guardare video. Potete metterci MPV nome file e lo vedete, oppure MPV, la URL di YouTube, HTTPS... due punti, YouTube, beh, non scrivo tutto quanto, e magicamente vi mette direttamente in play il file video. Attenzione, perché adesso mi aggancio a questa cosa. Vi ricordate YTFZF? Beh, esiste anche qua, quindi se cercate ad esempio Maurizio Lonobile, lui cosa fa? Si aggancia a YouTube, fa lo scrape e tira su tutti i risultati per Maurizio Lonobile. Ci sono tutta una serie di video. Quando io batterò invio su uno di questi file, utilizzerà MPV per mandare in play il video. Ok? Quindi YTFZF è il client che vi permette di fare la ricerca, ma il player è MPV. Di default lui utilizza la la risoluzione maggiore, best audio e best video. Se però volete andare a modificare, qua potete anche filtrare, se scrivete un nome, vedete nei risultati, potete ulteriormente ricercare un risultato. Ctrl C per uscire. Dentro ls.config, no, non mi ricordo, facciamo lx-a. Allora, volevo farvi vedere una cosa solo di YTFZF, riagganciandomi al discorso che vi fa vedere best audio e best quality. Se volete configurare YTFZF, io ovviamente sul mio sito personale ho creato questo articolo e c'è anche un video dove vi spiego come fare ad utilizzarlo e a configurare la qualità audio. Eccolo qua. Praticamente bisogna andare a configurare la best quality, la best audio, gli potete anche dire sì, best video, best audio, ma inferiore a una determinata risoluzione, perché altrimenti ci fosse un file in 4K lo vedreste in 4K, lui scaricherebbe la versione in 4K. Ok, comunque maggiori dettagli in questo articolo che trovate qui, e c'è anche il video tutorial che Brave sta cassando, ovviamente, perché è disabilitato. Upa, non importa, cose così. Come vi dicevo, poi ci sono anche altre cose, riprendiamo la lista delle cose, questo l'abbiamo visto, R-Torrent. Cioè, tu non vuoi non avere un R-Torrent? E voilà. Qui c'è Torrent, che funziona?
c'è torrent che funziona. Sì. Come si esce? È così, quit. No. Come si esce? Exit. Come si esce? Non lo so. Ctrl Q, Ctrl Q, 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 R torrent. No, Ctrl Q, Q, Q più volte. Ok. Li sto provando un po' con voi, questi software, però ci sono, esistono. Ah, questo è quello che mi ha stupito. Questo è fantastico, ragazzi. Voglio masterizzare un video, cioè questo è Nero CD Burning, Nero Burning Ron, come si chiamava, non mi ricordo, o CD Burner XP, da riga di comando. Aggiungi un file, lo peschi, che ne so, non qua, sì, Mauri, scusate, ma c'è il gatto che mi ha fatto musica, questo file. E poi che cosa fai? Lo aggiungi? L'ho aggiunto? R, maiuscolo, ci sono questi, ma con Q si esce, ah sì, l'ho aggiunto, l'avevo già aggiunto, vedete quanto sono pingone? Sulla destra c'è il file, che e poi lo scrivete, write file to disk, cioè è una cosa fantastica questa. Quit, basta, quit, perché mi sono emozionato. E poi World Grinder. Allora, su World Grinder un piccolo appunto: non è preinstallato, cioè, ve lo dovete installare voi. Apt install World Grinder e ci avete sta roba, che è sostanzialmente un tool che dice: qua ci scrivi e scrivi alla giapponese e basta. Basta. Ma la cosa figa è che voi potete anche selezionare, allora com'era, CTRL maiuscolo S, no, CTRL maiuscolo S è salva in documenti .txt, ok, CTRL maiuscolo S, no, ok, sì, e poi freccia a destra, selezionate, poi potete fare ESC e andare a fare style e poi fate bold e questa roba diventa bold. Se non ricordo male, Riccardo Palombo, su quando ho costruito il portatilino con la Void Linux, che consuma 3 watt di potenza per fare veramente il minimo indispensabile, ha utilizzato World Grinder ed è effettivamente molto utile per scrivere e basta. Ma a noi ci piace. Si vede che non è che c'è molta. Ah, era CTRL Q, era facile, vedete. Exit, basta, finito. Va bene. Quindi vi ho fatto vedere un po' di cosine da CLI interessanti. Devo dire la verità, Newsbot molto interessante. MPV, vabbè, ma questo è. Senza di questo, ragazzi, non si vive. Non potete non averlo installato. E YouTube FZF, che effettivamente è molto utile. Ho fatto altre provine giusto perché sono un pazzo psicotico. Ho installato BAT. Voi direte: che cazzo fai BAT? Ma no. Allora, documenti, ok, LX, che in realtà è EXA. Se io faccio BAT, che è il sostituto di CAT, e faccio CAPTURE, che questo è uno script in shell che ho fatto per lavoro, e praticamente è il CAT. Vedete che poi è già uscito. Ok, quindi sono e cut, cioè prendo questa cosa, lo apro e intubo l'output fuori, cioè lo butto fuori, ok? Cut praticamente prende la sorgente di testo e la spara fuori per incatenare eventualmente in vari pipe, è molto utile per questo tipo di discorsi, ma cut è compilato con direttamente da sorgente. Anche questo scritto in Rust, quindi funziona la parte di cargo, quindi installazione di cargo, tirato giù sorgente, compilato, vi faccio vedere, CD scaricati, LX, come potete vedere, dentro Baba, LX-T Baba, ok, questo è il contenuto dello zip sorgente di BAT che ho compilato con cargo, l'ho installato e funziona perfettamente. La stessa cosa l'ho fatta con EXA, infatti l'ho compilato, vedete che qua c'è lo zip di EXA, ma l'ho anche poi buttato via,
l'estratto, ovviamente, abbiamo fatto un po' di mastruzzi, poi vedete, Exa mi permette di farvi vedere le iconcine belle, tutta una serie di cose, e per usare la LX come alias, ovviamente, non ho usato il bash config, perché non esiste bash config qua sopra, ma ho fatto la mia solita. Quindi sono andato nella mia home, facciamo un clear, così vi faccio vedere bene. Clear. PVD. Dove stiamo? Dentro la mia home. LX-A vi fa vedere tutti quanti, anche i file nascosti. Vedete? Tra i file nascosti c'è questo che è il bashrc. Vim bashrc. Punto bash, è nascosto, Mauri. Punto bashrc, rsk. Vedete, gli alias li potete settare qua, oppure se volete tenerli fuori, potete semplicemente creare il punto bash aliasis che sta fuori, quindi in questo script dice guarda che se esiste questo qua, allora lo devi caricare. Cioè quando sostanzialmente sale l'utente, l'utente carica lo script bashrc e qua gli dice oltre a bashrc devi caricare pure questa roba qua. Giusto? Giusto. Quindi lx.bash asterisco. Voilà. Quindi qua dentro, se io faccio un bat bash aliasis, voilà, che è più figo di cat, eh? Cioè la vedete la differenza tra bat e cat? È più figo, è più figo. Quindi LX cosa fa? Sostanzialmente exa meno long meno, quindi versione estesa della riga con tutte queste informazioni, meno meno header mi fai vedere questa roba qua, meno meno icons mi fai vedere le icone, me lo sorti con ordine alfabetico. Ragazzi, funziona, e io ho compilato a pronti via su sta roba e funziona, su Antix nessun problema, ho semplicemente fatto apt install, sempre da root, di cargo, e poi ho seguito le informazioni di installazione direttamente di exa e di bat, nulla di più, nulla di meno. Un altro tool che vi voglio far vedere velocemente, perché è una cosa interessante, quando voi fate cargo install meno meno locked e poi il nome di exa piuttosto che di bat, cargo comincia ad andare su un sito, siti esterni, comincia a scaricarsi sostanzialmente le dipendenze Rust e fa traffico. Ok, io ho detto che faccio, come lo vedo su traffico? Ah, aspetta, mentre qua sta compilando, ok, qua sta compilando, io qua faccio sudo su e mi lancio un'altra roba che si chiama netogs, che lo trovate dentro il repo, eh? Netogs, che fa netogs? Fa sta roba, raga, adesso faccio ping 1111, che sono i DNS di Cloudflare, e sostanzialmente vi fa vedere il traffico dei programmi sulla scheda di rete. È una figata. Quindi ho visto che effettivamente io pensavo si fosse piantato qualcosa, ed in questo momento c'è anche Samba che dice ah io ci sono, io sto condividendo la cartella musica, sì che ci sono, grazie. E quindi netogs è un altro tool che potete tranquillamente installare da riga di comando apt install netogs install, ovviamente sempre il solito velocissimo che sei. Ed è un altro tool interessante che potete montare al pronti via su Antix e funziona. Ragazzi, e funziona. Samba ha funzionato. Quindi, aspetta, primo piano. Samba ha funzionato. I programmi Rust li ho compilati da sorgente. Prima volta, non è che sia un grande mago di compilazione io. E funzionano. I tool vari che vi ho fatto vedere, insomma, tutti i programmilli, gestore file, nessun problema. Riconoscimento hardware, a parte quel piccolo problema sul B43, pare che anche i driver Nvidia si installino abbastanza facilmente. Ho fatto un paio di ricerche e non ho visto grandi gente che si buttava giù dal ponte. Che altro vi devo dire? Stantix 21 ci piace a me più di tutte, cioè Uber Alles. Ovvio che se avete bisogno di un sistema operativo minimal, nel senso non troppo ciccione, perché volete costruirvelo un po' voi, non avete bisogno di cose particolari, partite da Antix e vi potete creare tranquillamente il vostro sistema operativo, che peraltro masterizzate su ISO o su chiavetta e ve lo portate in giro dove caspita volete voi. Questa è una cosa che, devo dire, è una cosa molto utile e interessante.
cos'altro dirvi? Non so, che tempo fa? Qua sta nevicando qua da noi, sta nevicando, e quindi sto scherzando. Fatemi sapere se questa Antix vi è piaciuta, se la installate su hardware antico, su hardware nuovo, perché attenzione, la versione 64 bit gira tranquillamente anche su hardware recente. Quindi se avete 64 GB di RAM e una CPU tipo un Ryzen 7 a 64.000 thread, funziona. Probabilmente funziona. No, forse lì non funziona, avete bisogno di MX Linux con l'HS. Non lo so, fatemi sapere voi. Però devo dirvi che su tutto il mio hardware, che non è recentissimo ma almeno 3-4 anni ce li ha, non ha avuto nessun tipo di problema. Pronti, via, funziona. Dai, andare. Scrivete nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.